Ciao a tutte, ieri con mio marito siamo stati a fare un giretto in un nuovo, cioè, nuovo centro commerciale per noi che non c'eravamo mai stati, che è il centro commerciale Nave de Vero a Marghera. E adesso vi faccio vedere quali acquisti abbiamo fatto. Allora, abbiamo girellato più o meno in tutti i negozi o quasi e uno dei primi in cui siamo capitati è stato Casanova, dal quale abbiamo riportato questa bellissima bilancia da cucina elettronica con sopra stampati i macaron. Siccome io e lui adoriamo i macaron e siamo golosissimi entrambi di dolci, era troppo carino, non potevamo assolutamente lasciarla là. Come erano d'altronde troppo carini tutti questi complementi da cucina, diciamo, con i gufetti. E abbiamo preso questo guanto da forno, appunto con questi gufetti con gli occhi sbaracati, carinissimi. E sempre in tema gufetti, questa bellissima spatolina in silicone con questa gufettina rosa viola, troppo carina secondo me. Poi guardate anche la solidità del manico, è proprio bello, bello importante, molto carina. Poi, altro negozio in cui abbiamo girellato, e di questo acquisto in colpo assolutamente la Simon, è stato la cartoleria Cart, scritto C' Art. Ne ho riportato questo quadernino della Gorgeous, eccola qui. Avevo visto proprio un video della Simon in cui faceva vedere alcuni acquistini con questa personaggetta. C'erano ovviamente tutte le possibilità, c'erano gli zaini, i portapenne, i quaderni, le agendine, tutto. Io ne ho riportato semplicemente questo quadernino per avere un rappresentante della categoria, perché da me è quasi impossibile trovare questa personaggia. E quindi ne ho riportato questo bel quadernino a quadretti, molto semplice con gli anellini, molto carino. E poi siamo andati a fare un giretto da Capello Point. Capello Point è ovviamente specializzata in prodotti per capelli. Peccato che al suo interno non me ne ero accorta, giuro, quando sono entrata non mi ero accorta che ci fossero anche, mannaggia a me, gli smalti della Laila. E allora ne ho riportati questi tre esemplari. Allora, gli smalti One Coat io fino adesso li avevo visti solo sul sito e mai dal vivo, perché dalle mie parti questi smalti non è semplice reperirli. Ne ho già comprati tre, come sapete se avete visto il mio video, e adesso ho preso anche il numero 5 e il numero 6, che sono rispettivamente questo bel color corallo aranciato, molto bello, e questo rosso qui. Sono molto belli entrambi. A me questi smalti, soprattutto come smalti d'emergenza, come dire, smalti dall'ultimo minuto, mi piacciono molto perché, vabbè, lo sapete, ve l'ho già detto, ho fatto un video specifico su questi smalti, quindi non mi dilungo. Ne avevo già tre, appunto, ne ho comprati altri due. E poi ho voluto provare un Thermo Effect della Laila. Ho preso il numero 3, che è anche quello che ho su, solo che adesso avendo le mani fredde, vedete un unico colore. In realtà, ieri sera che avevo le mani più calde, le mie unghie erano quasi del tutto gialle, perché appunto questo smalto va dal giallo all'arancio. E quando si stende è proprio del colore che io ho adesso sulle unghie, quindi questo bell'arancio. E quando le mani sono più calde, le unghie sembrano andare a fuoco, perché fa proprio questo effetto qua, questo gradient qua, che è bellissimo, secondo me per l'estate è meraviglioso, infatti l'ho preso proprio pensando a questa stagione. Poi sono passata da scarpe scarpe, e da scarpe scarpe ne ho riportato solo due pezzi. E sono uno di Essence e l'altro della Catrice. Allora, di Essence ho voluto prendere questa palettina di ombretti All About Sunrise, che sono questi bellissimi colori molto estivi, molto scimmerosi, come vedete non ce n'è neanche uno opaco, sono tutti belli brillanti. E della Catrice ho preso questo bellissimo smaltino di una limited edition che si chiama Match Point, eccolo qui, ed è il C03 Rock By, eccolo qui. Bellissimo rosso, un rosso spento, un rosso molto particolare, mi piace molto. Ultimi acquisti, ta-da! In questo centro commerciale, che secondo me è veramente molto bello, c'è un corner della MAC. E
allora lì ne ho riportato, da lì ne ho riportato solo due pezzi, e cioè un paint pot e un rossetto. Allora, questo è il camel coat. Io andavo in cerca dei più classici painterly oppure soft ochre, ma non c'era nessuno dei due, però questo qui secondo me è altrettanto bello come base ombretto, secondo me è spettacolare, guardate che bel colore che ha. È un opaco, perché il ragazzo lì mi aveva mostrato anche due paint pot perlati che erano sicuramente meravigliosi, ma io preferivo un opaco, e questo qui secondo me è bellissimo. Proverò e vi farò sapere. E poi come rossetto ne ho preso uno della limited edition, quella lì che ha a che fare con l'acqua, non so come si chiami la limited edition, ma comunque ha questa confezione qui con le goccioline che secondo me è stupenda, e ho preso Goddess of the Sea, che adesso vi mostro anche la suppostona dentro, tutte queste goccioline, questo color verde acqua meraviglioso. E il rossetto è questo qui, me lo swatcho qua sulla mano, secondo me è stupendo, guardate qua, bellissimo, non vedo l'ora di metterlo. Sono tutti acquisti nuovi, nuovissimi, per cui devo ancora provare tutto. E questo qui, aspettate, come finish è un cream sheen. Io faccio finta di essere un'esperta, ma di MAC non so assolutamente un tubo, ma lo dico per voi che sicuramente siete più esperti. Bene, questi erano i miei acquisti di una domenica pomeriggio al centro commerciale. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!